Controllo della qualità dell'aria, medicina di montagna, biodiversità, disponibilità e qualità delle risorse idriche. Tematiche delicate affrontate durante l'incontro dello scorso 21 marzo, Everest Chiama Italia, ricerca, salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile, organizzato dai rappresentanti del comitato EVK2CNR, NAST, Nepal Academy of Science and Technology e COBAT, il consorzio nazionale raccolta e riciclo, che lo scorso anno ha contribuito al rinnovo dei sistemi energetici del laboratorio Piramide, posizionato a quota 5.050 metri sul versante nepalese dell'Everest. Illustrati i risultati degli studi in corso e i 24 nuovi progetti di ricerca e formazione approvati per il 2014. Presenti alla conferenza stampa il presidente del COBAT Giancarlo Morandi, Agostino da Polenza, presidente comitato EVK2CNR, Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli affari esteri, Daniele Mancini, ambasciatore italiano in India e Nepal e Surendra Rai Kafle, vice cancelliere NAST. L'anno scorso siamo andati col Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo a fare sul tetto del mondo a 5.000 metri quello che facciamo tutti i giorni qui in Italia, cioè la raccolta di prodotti pericolosi come le batterie al piombo, di altri prodotti innovativi come le cellule dei moduli fotovoltaici, per in quel caso sostituirli con nuovi donati dai nostri soci e portare a valle i vecchi che ormai non più funzionavano per poterli riciclare completamente come d'uso. Noi facciamo questo tutti i giorni in Italia con una grande qualità e con una riconosciutaci eccellenza da parte non solo dei nostri interlocutori italiani, ma anche dei nostri interlocutori internazionali. Andando in un posto così disagiato e così difficile dal punto di vista delle realizzazioni tecniche come i 5.000 metri della Valle del Kumbo, ebbene, andando lì a fare quello che facciamo tutti i giorni in Italia, credo che abbiamo dimostrato prima di tutto a noi stessi, ma poi vorrei dire ai paesi del mondo come l'Italia sia capace di svolgere il proprio ruolo in tanti campi e in particolare in quello ambientale non è seconda a nessuno. Noi abbiamo avuto un primato negli anni scorsi, quello della raccolta delle batterie al piombo che abbiamo superato tutti i paesi occidentali come tasso di raccolta e riciclo. Stiamo dimostrando che anche negli altri settori come i pannelli fotovoltaici, come i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, non siamo secondi agli altri paesi industrializzati. Si tratta di continuare su questa strada e di dimostrare, prima di tutto noi stessi, ma perché no, naturalmente anche agli altri, le nostre capacità di arricchire il nostro paese con nuove tecnologie e con il recupero di materiali che sono la nuova ricchezza che l'Italia può avere da quella immensa miniera dei rifiuti che oggi è sfruttata ancora poco. Sorprendenti i dati del primo bilancio tracciato a 6 mesi di distanza dalla missione COBAT EVK2CNR Top Recycling Mission in materia di efficienza energetica. Più 29% l'aumento medio di produzione di energia grazie ai nuovi pannelli fotovoltaici e addirittura più 120% di produzione nelle giornate con minima disponibilità di radiazione solare. In tema ecologico ed energetico, sempre nella missione COBAT, tra l'altro, abbiamo anche riverificato l'inceneritore che abbiamo collocato nella Valle del Kumbu. La popolazione locale, le organizzazioni locali ci hanno chiesto di dargli una mano a smaltire le immondizie che portano via dall'Everest. È di questi giorni la notizia data da tutti i giornali che i nepalesi hanno imposto a tutti gli alpinisti di portarsi a casa 8 kg di immondizia dall'Everest e poi dove li mettono gli 8 kg di immondizia? Ce lo siamo un po' chiesti tutti. Ormai da 2 anni, proprio con l'organizzazione che lavora, che fa la pulizia ecologica della valle, è un consorzio di nepalesi molto bravi, di Sherpa. Da alcuni anni abbiamo attivato una serie di processi, prima la differenziata, ora lo smaltimento
Dall'anno prossimo probabilmente un nuovo inceneritore dall'esperienza fatta nel recente passato, quindi maggiore efficacia, maggiore efficienza e maggiore immondizia smaltita e non buttata nei fiumi come spesso accade. Siete andati a fare quindi un po' scuola? Ma più che scuola siamo andati ad esportare un po' di esperienza, quelle buone, perché anche in Italia abbiamo quelle cattive, per cui certamente quelle buone. La regione è molto bella, è emblematica, è il posto più alto della terra, e non è soltanto emblematica dal punto di vista naturale, ma probabilmente anche per la spiritualità a cui noi tutti siamo molto legati e l'affetto che abbiamo per quella popolazione. Non era un grandissimo sforzo quello di esportare buone tecnologie nella regione, che però sono buone tecnologie che però hanno bisogno di essere riadattate perché lavorano in altissima quota, quindi in condizioni particolari. Lo stiamo facendo con i nostri amici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con degli ingegneri di aziende italiane, per cui è un pezzo d'Italia che va a aiutare il tetto del mondo. Cosa avviene nel laboratorio Piramide? Nel laboratorio Piramide in questo momento stiamo acquisendo dati. Il laboratorio di fatto è sempre più diventato un luogo dove si acquisiscono dati sull'inquinamento atmosferico, sulla circolazione degli inquinanti nell'atmosfera o anche non degli inquinanti, si suppone. Andremo ad installare tra poche settimane un sismografo. Stiamo potenziando la nostra capacità di fare anche ricerche medico e fisiologiche sulla popolazione locale e sugli alpinisti, chi va a lavorare in altissima quota. Tra i 4.200 e i 5.050 metri di altitudine, il tragitto Perice-Lobuce-Piramide sulla carta è più faticoso. Ma durante la conferenza stampa è stato proiettato il filmato COBAT EVK2CNR Top Recycling Mission, dedicato alla missione intrapresa lo scorso settembre dal Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo e dal Comitato EVK2CNR per sostituire le batterie e i moduli fotovoltaici del Laboratorio Osservatorio Internazionale Piramide. Immagini eloquenti che hanno acceso ancora una volta i riflettori sull'importanza della spedizione italiana sul tetto del mondo. Chi penserebbe che per garantire alla comunità scientifica internazionale la possibilità di molteplici ricerche in quota, la continuità del monitoraggio e dell'invio dei flussi di dati, si è costretti a una missione tanto complessa ed estenuante in questa remota area himalayana? Cosa significa questa collaborazione fra Italia e Nepal? È molto significativa perché il Nepal è un piccolo paese che sta uscendo finalmente dopo tanti anni di incertezza da una grossa situazione di difficoltà politica, economica, ma è un membro importante della comunità internazionale che credo vada aiutato. L'Italia fa, ma pur non avendo un'ambasciata, fa per il Nepal delle cose importanti. Una dei momenti più importanti della collaborazione tra Italia e Nepal è proprio questa iniziativa di questo comitato Everest K2 del CNR, in collaborazione con il CNR e con delle aziende italiane come FIAM, COBAT, IBM, e per la realizzazione e il maintenance di questa tecnologia unica al mondo, che è questa la piramide del campo base dell'Everest. È veramente credo che ci sia un momento di fierezza per noi italiani, soprattutto tenendo presente le difficoltà che il nostro paese vive, sapere che sul tetto del mondo c'è una grande istituzione scientifica amatissima dai nepalesi che è tutta italiana. Soprattutto si parla di temi ambientali non sempre facili da affrontare in paesi come il Nepal. La ringrazio per questa domanda perché mi dà la possibilità di dire che il Nepal è di fronte, ed è per questo importante che adesso ritrovi una stabilità politica, è di fronte a scelte importanti per il proprio futuro. Continuare a insistere su una concezione del turismo come è stata negli ultimi anni potrebbe essere dannoso per un ecosistema che di per sé è molto molto fragile come quella dell'alta montagna. In più c'è dietro un discorso sociale importante che è quello dello sviluppo delle comunità montane, delle comunità rurali e montane ad alta quota, degli Sherpa,
che richiede tempo e deve essere fatto con grande delicatezza per non compromettere equilibri secolari e millenari. Ecco perché un paese che ha sviluppato ormai non solo una forte coscienza ambientalistica come l'Italia, ma anche delle tecnologie in grado di mantenere il territorio, ecco, credo che questa sia una risorsa apprezzatissima da parte nepalese. Cosa significa per l'Italia aver preso parte a questo importante progetto? Ma c'è un aspetto che è quello squisitamente scientifico di essere presenti con una missione di rilevanza mondiale sui temi del clima e dell'inquinamento globale. E c'è un aspetto altrettanto importante per il paese in Nepal, per quella parte del mondo in generale, che è quello della cooperazione scientifica che diventa cooperazione economica, politica e integrazione sempre maggiore dell'Italia nel mondo, non da ultimo anche attraverso la presenza di prestigiose aziende italiane. Infatti lei proprio ha ricordato l'importanza per le aziende italiane di essere sul tetto del mondo. Sì, quello è un, diciamo, è anche un modo per pubblicizzare, rendere pubbliche le eccellenze scientifiche italiane, che sono un pezzo dell'economia del paese. Una collaborazione, quella fra Italia e Nepal, iniziata sotto i migliori auspici e che deve continuare per raggiungere risultati sempre più importanti. Actually, the Italian group and Italian government has helped a lot since the last 24 years. Il gruppo italiano e il governo italiano stanno collaborando da ormai 24 anni. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, non sapevamo che tipo di relazione sarebbe nata con l'Italia. But once we did the MOU for the first time between our Academy of Science and Technology and the Italian group. Ma da subito la collaborazione tra NAST e CNR si è rivelata proficua, permettendoci di dare il via a numerosi progetti, specialmente nell'area montana dell'Everest. E oggi tutto il mondo guarda alla piramide, il più alto laboratorio al mondo. Siamo orgogliosi di questo progetto. I CNR e gli italiani ci stanno aiutando, ma ora è il momento di andare avanti. Ci serve ancora più cooperazione per lo sviluppo del Nepal. Siamo orgogliosi, siamo felici, ma economicamente non possiamo arrivare ai vostri livelli. Quindi abbiamo bisogno del vostro supporto per crescere insieme. Ancora grazie a tutti voi. Thank you very much.